Ciao ragazzi, bentornati, sono Roberto di Gamer News e oggi parliamo di Shantae, Half Genie Hero di WayForward e finalmente Shantae arriva su console di nuova generazione e lo fa alla grande, questo possiamo già cominciare a dirlo. Ok, direi di fare una nuova partita, così almeno partiamo dall'inizio e vediamo insieme qual è la storia che affrontiamo con Shantae. Già da qui possiamo vedere la grafica che è tutta fatta in alta definizione, quindi abbiamo perso la pixel art, abbiamo perso la bassa definizione. Nuova partita. Scegliamo Shantae e via. Ovviamente lei possiamo scegliere. Allora, vi invito a guardare già la grafica, la cura nei dettagli, insomma, è veramente un platform bello da vedere. Ok, questa è la nostra storia. Noi scendiamo, usciamo. Eccoci qua. Guardate che spettacolo. Come si muovono anche le assi sotto i nostri piedi. Ok, noi faremo i primi 8-10 minuti di gioco, insomma, giusto per dare un'introduzione, poi per quanto riguarda tutto il resto mi invito a leggere la recensione. Guardate che figata la luce, gli effetti di luce sono eccezionali, eccezionali, insomma stiamo parlando sempre di un platform in 2D. Ok, seguiamo una porta da luce accesa, anche animazioni, ok. Bene, questo è lo zio, se no andrò mettato nel laboratorio. Non aveva mai visto prima questa botola e adesso direi di andare a vedere dove porta questa botola. Ok, scendiamo. 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 E siamo arrivati in fondo. Ok, non abbiamo possibilità di fare nulla, ma dobbiamo sfruttare l'ambiente circostante per fare in modo che questi pipistrellini se ne vadano contro fuoco a morire come beceri e via. Eccoci qua. Allora, vediamo un po', facciamoci seguire. Dai, ok. Abbiamo passato anche questo pezzo del livello. Cos'è questo posto? Ma lo zio sa cosa c'è qua sotto. E qui adesso c'è questa voce. Benvenuta figlia dei geni. Ok, dice di farsi vedere all'istante. E c'è questa luce. Non avere paura, non vuole farci del male, ma è un messaggero del regno dei geni. Ci dice che c'è un grande pericolo. Un servo dell'oscurità ci attaccherà dritto al cuore del nostro mondo. Proverà a manipolare la nostra magia e usarla per i suoi comodi. Quindi qui inizia l'incipit della nostra storia. Ok, quindi in sostanza questo tizio qua vuole prendere tutto il potere dei geni e governare entrambi i mondi. Questa è la storia di Shantae, Half Genie Hero. Oh no, ma è davvero grave, come possiamo fermarlo? Solo noi possiamo farlo. Ok, quindi seguiamo il nostro cuore come nei cartoni degli anni 90. E vabbè, chiede della madre e lei non ci fa sapere nulla, lasciando tutto un po' in sospeso così. Al termine di questa sequenza Shantae, salviamo la partita. Dicevo, al termine di questa sequenza Shantae si accorge che in realtà era solo un sogno. E qui comincia col discorso umorismo, eccetera. Adesso sono sveglio a incontrare lo zio. E quindi qui ci muoviamo in questo mondo in 2D. Visualizza il negozio di oggetti per personalizzare le tue abilità. Premi Y per muovere i fianchi. E vai che si balla. Ok, qua c'è il laboratorio, con X possiamo usare i nostri capelli per ammazzare nemici, la caratteristica base di Shantae.
un bambino che ci chiede se siamo una medusa. Ok, intanto recuperiamo qualcosa. Il vecchino che salva i tuoi progressi è sempre nei pressi del cancello della città. Ok, continuiamo la schermata secondaria dove troviamo l'inventario, le danze, che sono una dell'altra delle meccaniche di gioco molto interessanti, le reliquie e gli oggetti chiave, oltre all'opzione 10. Allora, tu hai una guardia grossa, guardate le animazioni, sembra un cartone, io lo adoro, veramente. Ok, di qua non possiamo andare da nessuna parte, a questo punto andiamo dallo zio. Sentite le musichette? Eccezionale. Ok, siamo al laboratorio dello zio, un po' diverso da quello del sogno, o meglio, è un po' diverso per il fatto che adesso noi chiederemo allo zio se sotto di noi c'è una botola. Ok, adesso... Ma mi ricordavo che gli chiedesse della botola, forse lo fa dopo. Quindi devo andare a recuperare un pezzo. Qua c'è il vivaio della nostra amica Sky. Ok, stiamo cercando Bolo. Prova le terme. Disegnati benissimo i personaggi, veramente. E animati divinamente. Ok, andiamo alle terme. Eccolo qui, Bolo. Andiamo a parlare prima con la proprietaria delle terme. Ok, insomma. Possiamo ringiovanire e rilassarci a tutta birra. Ok, quindi ci dava lo scontrino da portare al negozio. Ok, se ci perdiamo lei ci può dare un indizio gratuito. Vediamo Bolo che ci fa le terme e dice effettivamente lo zio ti stava aspettando per una consegna. Lui è innamorato dell'angelo delle terme. Non posso smettere di guardare. Ok. Mi piace un momento dell'acqua che c'è la statua del buffone, la bavetta, scientemente in serie uscello, molto pulsante. Ok, andiamo a questo punto nel negozio degli oggetti e diamo al nostro amico una testa di dinosauro, cioè. Ok, gli dà la ricevuta. In questa scatola di hard drive. Ok, abbiamo ottenuto il magnete. Con questo magnete possiamo tornare dallo zio. Ok, torniamo dallo zio. Ancora non possiamo comprare nulla. Ok. Eccolo qui, il vecchio bavoso. È qualcosa per me, certo. Gli diamo il magnete. Ok, la sua ultima invenzione. Carico giù, è bella tosta. La dinamo. Ok, magnetica mi ha portato va proprio al centro. Eccolo lì. Ok, quindi in sostanza vuole illuminare tutta la città di notte e ci farà riposare un po'. Ok, insomma è quasi pronta. È sparito il progetto della dinamo. Seminterrato e qui adesso discutono della botola. Ecco lì che gli hanno rubato i progetti. Un Tinkerbot. Ok. Ok, è arrivata una cannonata. Ok, per un passaggio possiamo andare a vivare di Sky. E adesso inizia la nostra avventura vera e propria. Allora, salviamo. Sì. Partita salvata, perfetto. Attacco pirata, vediamo cosa dice lei. Ecco perché abbiamo un guardiano genio. Ovviamente abbiamo un guardiano genio perché noi siamo le persone che devono difenderle. Allora, ok, andiamo da Sky. Eccoci qua.
arriva Metamorphosis Mega Wrench. Ok, perfetto, questa sarà la nostra in sostanza, col fischio possiamo richiamare la nostra amica e a fare in modo che ci porti dove vogliamo. Eccoci qua. Perfetto, questa è la mappa di gioco. Allora, questa è Scuttletown Square, questa è la strada principale, quindi andiamo alla strada principale, giochiamo un attimino, siamo già oltre 10 minuti di gameplay, in realtà il tempo vola sempre. Salviamo, voglio farvi vedere un po' le meccaniche proprio di platform e combattimento e dopodiché vi lascio la recensione del titolo, che è un titolo che è piaciuto veramente un sacco. Ok, perfetto. Col fischio possiamo chiamare. Se facciamo un fischio, arriva. Ok. E qui inizia il nostro primo livello di gioco vero e proprio. E vai, ready. La vediamo sullo sfondo, la barca che cerca di farci fuori. Ci ha beccato in faccia con una di queste cose qui. Ok. Sentite la musica, che è spettacolare. Ha un non so che di giapponesente. Quello qua, le meccaniche classiche dei vecchi platform con le piattaforme che si distruggono. Insomma, chi è vissuto a Pane Mega Drive e Super Nintendo ne avrà viste tonnellate di queste cose. Ed è bello perché è proprio un ritorno alle origini, con la differenza che... Ok, eccolo qua, è arrivata la cassa, noi con i nostri capelli possiamo spostarla, con la differenza che il titolo è, insomma, realizzato... Ok, questo ci vuole far fuori. Io però voglio recuperare questa. Aia. Ok, mannaggia loro. Fuori dalle balle. Ok, via anche lui. Recuperiamo un po' di vita. Facciamo fuori questi miseri soldatelli. Anche queste scelte di design dove gli avversari arrivano con dei mezzi dallo sfondo e saltano in primo piano, è una cosa che sa di retro, ma la grandissima. Che è una cosa positiva, saper dire retro, se ben chiaro. Porca, volevo beccare anche lui, vabbè, niente, dai. Proseguiamo. Se andiamo in acqua non moriremo. Eccoci qua. E vai. Sono ricreate. Ok, eccoli qua che risaltano i nostri cari nemici. Ok, come vedete non c'è niente di complicato. Ok, facciamoli fuori prima che ne escano degli altri. E facciamo fuori anche tu. Anche te che eri rimasto immune dalla nostra ultima battaglia. Qui sono sceso male. Ok, perfetto. Allora, i controlli sono ultra reattivi, sono semplicissimi. Con X, stiamo giocando su Xbox One, con X utilizziamo spariamo con i capelli, colpiamo con i nostri capelli, con Y balliamo, ma non abbiamo trasformazioni attive in questo momento, quindi balliamo e basta. Con A saltiamo e con lui lasciamo vivo, via. Abbiamo recuperato 150 cristalli che ci permettono di acquistare cose nel negozio del villaggio. Ragazzi, siamo quasi 15 minuti di gameplay. Questo è il secondo livello. Io volevo farvi vedere almeno una trasformazione, ma mi sa che non ce la faremo. Volevo... A questo punto qua direi di chiudere e
come vedete in questo caso la grafica è cambiata, un'altra meccanica tipica dei platform, le piattaforme a tempo. Eccolo qua, degli anni 90 che torna prepotente. E ragazzi, io a questo punto qua direi che vi saluto. Oh, palalai, eccoci qua, prendiamoci qua. Ragazzi, io vi saluto, vi invito a mettere un mi piace sotto il video se vi è piaciuto, di leggere la recensione che trovate qua sotto di Shantae Health Genie Hero. Vi ricordo che è disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC, se non vado ricordando male. E niente, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, fate una visitina su gamernews.it, stiamo cercando di aggiungere un sacco di novità anche al sito, e spero che questo 2017 sia un anno carico per tutti. Ragazzi, buona continuazione e alla prossima. Ciao!